sono state realizzate da... Nel 1984 inizia il romanzo italiano di Diego Armando Maradona. Il Napoli lo acquista dal Barcellona e alla notizia Napoli esplode di gioia. Festa nelle strade, proclami. Maradona è l'uomo giusto, è l'uomo che può dirottare lo scudetto verso il Vesuvio. Il sogno proibito di una città diventa una palpabile realtà, vicina, dietro l'angolo. Diego gioca alla grande, ma non può vincere da solo. Il Napoli disputa due campionati modesti per poi esplodere nel 1987. Coadiuvato da Giordano e Carnevale, Maradona si trova a suo agio. L'attacco del Napoli è formidabile e lo scudetto finalmente è una realtà tangibile. Diego calcia punizioni d'autore, ispira azioni con una precisione millimetrica e segna con una certa frequenza. La città impazzisce e i trionfi non finiscono qui. Il Napoli vince anche la Coppa Italia, centrando una magica doppietta. Tutta Napoli si identifica con la squadra e con Maradona. Maradona si identifica con Napoli. L'idillio è perfetto. Il carattere latino di Diego ben si sposa con la naturale esuberanza partenopea. Il futuro appare rosa e lucente. La stagione seguente il Napoli però perde lo scudetto sul filo di lana. Il Milan di Sacchi lo supera nelle ultime giornate. I partenopei sprecano un vantaggio di 5 punti. Nascono le prime polemiche. Alcuni giocatori, come Bagni, pagano per tutti e devono lasciare la squadra. Maradona è inquieto. Nel 1989, però, Napoli sale sul trono d'Europa. I partenopei centrano la Coppa UEFA dopo una memorabile doppia sfida con i tedeschi dello Stoccarda. Nella partita di ritorno, in Germania, Maradona sciolina una prestazione perfetta. L'anno seguente, il 1990, il Napoli si prende la rivincita con il Milan, soffiandogli lo scudetto nelle ultime due giornate di campionato. Maradona è ancora l'alfiere di questa vittoria. La parabola discendente è però dietro l'angolo. Dopo la delusione mondiale, Maradona gioca un campionato anonimo. Polemiche, fughe, comportamenti poco ortodossi minano la fiducia del pubblico nei suoi confronti. Poi, come un fulmine a ciel sereno, spunta la cocaina. Maradona è travolto dallo scandalo. È accusato di fare uso di droghe. Il processo, i clamori giudiziari non fanno parte del calcio giocato. Maradona è sospeso e finisce temporaneamente la carriera facendo ritorno in Argentina. Ma Diego non si arrende. Vuole tornare a giocare, terminata la squalifica. A Napoli lo aspettano ancora. I ricordi di 7 anni non possono essere cancellati di colpo. Agli eroi molto è perdonato e Maradona sogna ancora di calciare quella palla, rotonda, magica, che è tutta la sua vita. Bene, finisce qui la storia di Diego Armando.